brutta partita dal punto di vista propositivo, confermate invece la solidità del Pescara, però la sensazione che serva qualcosa in più. No, serve un po' più di personalità nei momenti decisivi, perché comunque il primo tempo abbiamo fatto bene, siamo stati anche abbastanza alti in aggressione, e sulle seconde palle arrivavamo sempre primi, magari qualche decisione finale ci poteva permettere di passare in vantaggio, poi bisogna essere cattivi anche sotto porta, perché sapevamo che l'Entella è una squadra che si difende benissimo, non a caso una delle migliori difese del campionato, ma poi dopo il secondo tempo loro sono abbassati tantissimo, ci hanno chiuso tutti gli spazi, era difficile anche in certi casi fare l'uno contro uno, un po' lenti nel girare palla, magari qualche verticalizzazione in più con più coraggio, però vedo il bicchiere mezzo pieno, perché vedo la squadra bella, bella tosta, ho visto una squadra vera, una squadra che ha subito pochissimo e quindi bisogna lavorare in questa maniera qui, cercando di fare qualcosina in più a livello offensivo, da parte di tutti e non solo degli attaccanti. Due considerazioni e poi la domanda da studio. La prima, si è contento del passaggio al 4-2-3-1 con Cornero prima e Meazzi dopo tra le linee, o si aspettava un po' più di qualità? No, ma ho dovuto cambiare, perché quando l'Entella poi dopo si è chiusa ed è rimasta bassa, avevamo bisogno di qualche giocata in più dietro la linea dei centrocampisti. Inizialmente l'abbiamo trovata, poi dopo loro comunque hanno preso un po' le misure e con Lorenzo gli ho chiesto di muoversi tanto lì dietro, poi dopo ho cercato di allargarlo per cercare di fare almeno superiorità numerica lateralmente, però sono stati bravi anche loro, come ho detto è una delle migliori difese del campionato e quando una squadra si abbassa così tanto fai fatica a trovare i varchi. L'ultima da parte mia, mi dà un giudizio secco sulla prova di Tuniov? Sono soddisfatto, ha fatto una grande gara, normale dopo un po' di tempo che non giocava, una partita un po' complicata a livello offensivo, è stato bravissimo, ha interpretato bene, quindi è un ragazzo, come ho detto, che ci conto molto, non a caso oggi ho fatto parte titolare, quello che è successo prima non ci sono assolutamente problemi. Studio per una domanda al tecnico Cascione. Alessandro Alberti per Cascione. Ciao mister, sono Alessandro Alberti. Avevamo commentato prima di averti in onda il fatto che, insomma, abbiamo sottolineato, io in particolare, che hai ereditato una situazione di una squadra ovviamente allo sbando, in confusione, pur avendo delle qualità. Quindi io concordo sul fatto, ti ho sentito anche in settimana che evidenziavi il fatto di dover riequilibrare comunque la fase difensiva. Ecco, a mio modo di vedere, credo che la partita prossima con l'Olbia, pur rispettando l'avversario che non deve essere affrontato, diciamo, in modo superficiale, possa essere un ulteriore step per cercare di alzare l'asticella, visto che alleni una squadra estremamente giovane che, a mio avviso, nonostante le critiche che ci sono a Pescara, ha delle qualità. Ma guarda, io ripeto, sono soddisfatto della partita che abbiamo, come l'abbiamo interpretata oggi. La partita di Olbia la dobbiamo interpretare nella stessa maniera, cercando di fare qualcosina in più sotto il profilo della personalità, perché comunque ci sono certi episodi che vanno sfruttati, non sempre capitano 4-5 palle gol, specialmente oggi, se non la chiudi subito il primo tempo, dopo fai fatica a trovare i varchi. Però quello che mi interessa è che la squadra abbia capito comunque che può fare molto di più innanzitutto, e che però in questo momento ha trovato le distanze giuste e la giusta compattezza e lo giusto spirito per affrontare qualsiasi tipo di partita.